abbiamo raggiunto anche quel pensiero, quel sogno di creare una federazione delle associazioni di pizzeria. Allora, ok. E qua così. Ecco. Ok. Innanzitutto, quando si parla di lieviti, i lieviti sono degli organismi viventi che una volta messa la pizza nel forno muoiono. E quindi diciamo è impensabile pensare che diciamo, una volta mangiata, noi non stiamo mangiando uno yogurt, stiamo mangiando una pizza. Il mio obiettivo qual è? Io voglio fare ogni sera la stessa pizza perché il mio consumatore quella pizza vuole e allora devo usare il lievito di pizza. Yes. Perché alla fine la madre acida da un lato è bella perché genera degli aromi e delle molto variegati, è molto, però dall'altra diciamo, è sempre un prodotto fuori controllo. Che era nel cassetto da tanti anni, che ci vedrà protagonisti e vedrà tutti i consumatori e alcuni sono anche presenti qui, è il Club degli Amici, perché già nell'84 se ne parlava, una comunità di persone che legata e che apprezza con passione la vera pizza napoletana, si affianca all'associazione e alle iniziative, proprio per poter diventare poi testimonial sul territorio di quella che è la genuinità del prodotto pizza. Comunque, per quanto riguarda la prima domanda, essenzialmente direi che di là del discorso di innovazione e tradizione e innovazione bisogna partire sempre da una pizza di qualità, cioè diciamo, il presupposto da cui partire è sempre quello. Dobbiamo sempre ricordarci che il prodotto più importante è la pizza e deve parlare sempre il prodotto. Dopodiché è importantissimo il pizzaiolo, ma per carità non fate le star, non diventate star come i grandi chef e soprattutto secondo me non dobbiamo inflazionare troppo il mercato e fare buon uso di quello che è successo anche per le guide dei ristoranti. Sono stati pochi pizzaioli che per tempo si sono avviati sul cammino della ricerca. Ricerca che non significa voler per forza mettere il culatello di zibello sulla pizza o il grana, il parmigiano reggiano invecchiato per tutti i mesi, ma significa anche essere fedeli alla tradizione napoletana in quanto tradizione di semplicità. Io ritengo che la tradizione è importante, è fondamentale per un prodotto come la pizza napoletana, ma l'innovazione lo è ancora di più. Senza innovazione non si può andare da nessuna parte. L'importante è che sia una innovazione graduale, ponderata, direi intelligente. Non è giusto solamente valorizzare chi fa un prodotto importante, perché gran parte dell'importanza di quel prodotto di Pizzaioli Gourmet è semplicemente saper fare la pizza, cioè saperla stendere, saperla infornare, saper utilizzare dei prodotti semplici ma genuini. E questo mi sembra una cosa molto importante. E questo accade anche per la pizza. Gli elementi sono gli stessi, elementi semplici. Sono quelli che appartengono alle culture disseminate nel mondo e che poi, messe in un determinato modo, in determinate condizioni ambientali, coltivate, allevate, curate, amate, cresciute in un determinato territorio, ne diventano l'identità. Quando qualcuno mi dice che io sono per la distribuzione pizza e pizza gourmet, per me fa un'aberrazione subito in termini, perché per me la pizza può essere buona o cattiva, quindi pizza gourmet è una categoria che non esiste, semplicemente la pizza che è buona. Per questo anno appunto di grandi impegni noi con i delegati che sono seduti qui in prima fila, diciamo, siamo pronti. Buon lavoro a tutti.